Niente, mi sono dimenticato videocamera, ragazzi, quindi oggi utilizziamo il telefono per questo vloghetto. Allora, sono andato a lavorare, tutto a posto, stanotte non ho dormito benissimo perché mi sono addormentato tipo alle 11 e un quarto e mi sono svegliato alle 2:40, mi ricordo, 2:46 tipo, e per qualche ragione, perché il mio corpo non era abituato, mi ha detto: "Oh, Lorenzo, cioè, cos'è? Dormi di già?" E quindi mi ha svegliato. E mi sono riaddormentato, però sveglia tipo alle 6 per qualche ragione. Stesso discorso ieri, non capisco come mai. Sì, che sono anche meno stressato in teoria. Ho ricevuto anche documenti dalla controparte per quanto riguarda la casa, in particolare i documenti riguardanti i certificati della famiglia di lui, del venditore. Quindi, top, abbiamo tutto a parte l'ape e altri documenti, però ci stiamo avvicinando, ragazzi. Progresso, progresso. Adesso ho finito il lavoro, tutto a posto. In tutto questo, i miei capi mi hanno assegnato a fare un progetto molto molto grande. Saremo in due a gestirlo tra l'azienda di Verona e l'azienda che c'è in Lombardia. E quindi molto eccitante, che dovrò prendere un po' le redini almeno all'inizio e poi iniziare a fare formazione per altre persone. Quindi quello ci sta, non vado nei dettagli perché, come sapete, sto provando a evitare di dire per chi lavoro, dove lavoro, cioè, non lo so, quella riguarda la mia sfera privata. Io racconto solo un po' come mi sento, le cose che faccio e quant'altro. Fatto sta che devo fare quello e adesso sto andando a fare aperitivo, poi stasera probabilmente mi mangerò una pizza con mio cugino perché sua moglie va in America, quindi festeggiamo. Detta così sembra che siamo felici, però comunque si festeggia. E inoltre, successivamente stasera mi guardo un filmetto in camera, non me lo toglie nessuno, nessuno. Ora finalmente è verde. E dai, ragazzi, sono già in ritardo per sto cavolo di aperitivo, ma oggi ho beccato. Innanzitutto, ho finito più tardi il lavoro del previsto, punto primo. Punto secondo, e purtroppo, ragazzi, che vi devo dire? Il traffico a Verona, passando da Borgo Roma per andare in centro, è qualcosa di impossibile a quest'ora. Impossibile. Quindi, cioè, ci attacchiamo. Ragazzi, questo vlog si può anche dimenticare perché ho veramente detto pochissimo. A parte che, mamma mia, che capelli! E poi io, cioè, ho passato anche la mattina un po' a pettinarmi. Vabbè, fa stesso. A volte proprio non dico niente, il video è super noioso, mi dispiace, non so neanche perché li guardiate, sinceramente, cioè letteralmente il mio diario digitale, la mia vita, il mio un estratto delle mie avventure. E a volte le avventure sono un po' rigide perché non c'è assolutamente nulla da dire. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi invito, se questo video inutile vi è piaciuto, mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di domani, che inizio ora, perché ieri non sono riuscito a filmare perché mille cose. Sono andato a cena da mio cugino e sua moglie, i miei nonni e mio fratello, perché appunto sua moglie se ne va in America, quindi volevamo festeggiare. Detto così è un po' stranino. E quindi chiacchierato con loro, poi è arrivata gente a casa, non sono riuscito a filmare, insomma, a volte siamo impossibilitati di farlo. Niente, ora si va al lavoro, è venerdì e ah no, devo dirlo nel video di domani. Vabbè, dai, ci vediamo, ciao.